Formigine, in via Matteotti all'angolo con Piazza Italia, Pinti vi offre le migliori specialità di pesce. Convenzioni con le aziende. In centro a Sassuolo, il nuovo Vodafone è in piazza Garibaldi 15. Anche a Maranello, in via Betone Inferiore 38. Buonasera. Dopo la convenzione stipulata tra la Ceramica Marazzi e l'amministrazione comunale per l'utilizzo dello spazio Crogiolo per eventi pubblici, sono scattate le polemiche del comitato Salviamo il Teatro Carani. Se il Crogiolo Marazzi, hanno detto, è un gioiello, il Teatro Carani è un diamante che la città non deve dimenticare. È stato aperto ieri il tavolo regionale sul caso Vapor Europe. A incontrarsi FIOM CGL e FIM CISL, insieme alla direzione aziendale, all'assessore regionale Palma Cossi e al sindaco Claudio Pistoni. A Bologna i sindacati hanno ribadito la loro contrarietà ai progetti della WebTech Fevlé, che ha chiesto il licenziamento di 30 dei 50 dipendenti. L'azienda è però rimasta ferma sulla sua decisione, confermando la scelta di interrompere la produzione. Adesso l'avvertenza approderà al tavolo nazionale, anche grazie all'interrogazione fatta da Forza Italia, nella quale si richiedono interventi al ministro dello sviluppo economico Calenda e a quello del lavoro Poletti. Settimana di incontri culturali all'interno della scuola media Ruini, del terzo istituto comprensivo di Sassuolo, in occasione di Libriamoci 2017. Con l'organizzazione coordinata dalla docente Alessandra Gibellini si sono succeduti autori del territorio per parlare delle proprie opere. Ecco il commento della dirigente Maria Grazia Vallone e della scrittrice Geraldina Gottardi. Preside, ci sono comunque degli eventi all'interno della scuola che hanno sempre, danno sempre modo a chi arriva di vedere una scuola diversa, una scuola nuova, una scuola moderna. In questo caso la vostra musica, perché di questo si tratta, si sposa anche con la presentazione di un libro all'interno di Libriamoci di tutta la settimana. Certo, allora Libriamoci è un'attività che noi svolgiamo da diversi anni, da quando io sono arrivata in questa scuola, partecipiamo perché insomma io credo molto nella lettura, credo molto che la lettura sia appunto un mezzo attraverso il quale i ragazzi possono conoscere la realtà e vivere diversi mondi, quindi partecipo sempre con la mia scuola, partecipa sempre volentieri a queste iniziative. Naturalmente ringraziamo tutti gli scrittori che vengono proprio per amore della lettura, per amore della scuola e per amore dei ragazzi. E naturalmente giustamente Alfonso faceva riferimento a quello che è il fiore all'occhiello della mia scuola, che è l'indirizzo musicale, i cui insegnanti e ragazzi sono sempre presenti in queste iniziative che coinvolgono naturalmente tutta la scuola. Naturalmente quando dico la scuola è l'Istituto Sassuolo 3, è che comprende le Ruini, perché poi devo ricordare tutti i miei plessi, le primarie Dognocchi, Carducci e San Giovanni Bosco, e naturalmente Don Milani e Calvino, che sono le mie scuole dell'infanzia. Tutte partecipano perché tutte confluiscono poi all'interno, e anche all'interno dell'indirizzo musicale. Certo. Si pesca tra virgolette anche da questi, anche tra loro, ma naturalmente, cioè, l'indirizzo musicale è naturalmente un fiore all'occhiello di tutto il territorio di Sassuolo, perché non solo i bambini che provengono dalle mie scuole primarie possono partecipare alle selezioni, ma anche gli altri bambini delle altre scuole presenti sul territorio. Geraldina, un campo di papaveri che sta contagiando un po' il territorio, si sta allargando come in qualche quadro, in qualche tela di artisti famosi. Certo, io devo dire che sono molto onorata di essere stata invitata a Libriamoci, anche perché questa è la mia ex scuola, e quindi tornare vicino alla mia ex professoressa di lettere è stata veramente una grandissima emozione. Io vi ringrazio dal cuore, grazie. Il presentare il libro, presentare alcuni contenuti letti da una lettrice ad uno proscenio di bambini piuttosto, di ragazzini piuttosto che di adulti, che differenza fa?
Beh, la differenza c'è, infatti abbiamo anche dedicato dei brani particolari dove racconto appunto il ruolo dei ragazzi durante la guerra, e in particolare citando due ragazzini di Modena che sono esistiti veramente, che hanno fatto la differenza liberando diversi soldati prigionieri nella cittadella di Modena e facendo proprio riferimento alla giovane età. Ultima cosa, non ti fermi qui, c'è già un altro appuntamento all'orizzonte. Sì, il prossimo appuntamento sarà lo Shibin di San Michele il 15 di novembre, una serata in musica tra fisarmonica, canzoni e papaveri. Appuntamento domani alle 16 alla Biblioteca Cionini con il primo incontro della rassegna Metti un pomeriggio con anniversari, autori e testi imperdibili. Protagonista del pomeriggio il viaggio di Pirandello per celebrare i 150 anni dalla nascita dell'autore. Passiamo allo sport. Si terranno nel weekend i campionati provinciali giovanili organizzati dallo Sporting Club. Il torneo è destinato agli atleti tesserati nei circoli modenesi, a scendere in campo oltre 150 ragazzi, divisi nelle categorie under 10, 12, 14 e 16. Grande attesa in casa neroverde per la partita di domenica contro il Napoli. Il match inizierà alle 15 sul campo del San Paolo, ad arbitrare Luca Pairetto. Anche per questa edizione di Sassuologi TG è tutto. Grazie per essere stati con noi e arrivederci a lunedì. A Formigine, in via Matteotti all'angolo con Piazza Italia, Pinti vi offre le migliori specialità di pesce. Convenzioni con le aziende. In centro a Sassuolo, il nuovo Vodafone è in piazza Garibaldi 15. Anche a Maranello, in via Betone Inferiore 38.